Buongiorno a tutti, siamo qui con Gianfranco Corradini in rientro dal Manaslu dopo aver rinunciato alla cima. Come mai Gianfranco, in cinque trentini di questa mitica spedizione che abbiamo seguito via Facebook, un po' sui social, un po' dai loro racconti, alla fine si è dovuto rinunciare alla cima? Dopo essere arrivati al campo 4 a 7430 metri, lì abbiamo trovato un tempo pessimo, vento fortissimo, bufera. Di notte abbiamo dormito poco perché le tende veramente venivano scosse dal vento e alcuni componenti appunto della spedizione hanno cercato di provare a salire sia a partire alle 12, alle 24 di notte e poi anche alle 4, hanno posticipato, però era impossibile perché il tempo era, come ho detto, molto brutto e freddo e bufera. E a quel punto al mattino abbiamo deciso di scendere perché veramente diventava tutto difficile e ne andava anche della nostra vita. E quindi in cinque trentini eravate su, vero? Cinque trentini, e tre della Val di Non e due della Val di Sole, Massimiliano Gasperetti che era il capo spedizione e poi c'era Stefano Pedranz e io della Val di Non e poi Mariotti Renato e Mario Casanova. Ecco, quindi insomma una spedizione molto ben preparata, molto ben attrezzata, alla quale a un certo punto mi raccontavi si è aggiunta anche Nives Meroy? Nell'ultimo tratto della salita dal campo 3 al campo 4 si è aggiunta anche Nives Meroy e ho visto che aveva anche un po' di difficoltà perché non era stata bene di notte e la decisione è stata per tutti uguali scendere al mattino dopo perché le condizioni erano veramente pessime e a quelle quote lì sicuramente bisogna decidere velocemente quello che si vuol fare perché chi sbaglia paga e paga anche a volte con la vita. E vi è capitato appunto di vedere anche delle persone che non ce l'hanno fatta in quel frangente? Abbiamo visto purtroppo delle persone che hanno avuto dei grossi problemi, purtroppo hanno perso la vita e venivano portate a valle dai Sherpa. Che spedizione era? Di che nazionalità? Era una ragazza polacca e poi abbiamo sentito il giorno dopo che c'era anche un signore, un alpinista, sembra che era slovacco, che aveva avuto dei grossi problemi e aveva perso la vita. Caspita. Quindi Gianfranco, tu non è che affronti da persona che è al massimo delle sue, diciamo, potenzialità queste imprese. Cos'è che ti spinge a cercare, insomma, sempre di superare il tuo limite nonostante le difficoltà di dover usufruire di un solo arto, giusto? Certo, io sono un disabile, ho una disabilità, ho perso una gamba e questa salita l'ho affrontata con le stampelle senza usufruire della protesi d'alpinismo perché riuscivo ad essere più veloce, camminare con le stampelle e la progressione su scale per attraversare crepaci, su corde fisse, lavorando con la maniglia, con il giuma. E, abbiamo scelto di affrontarla, come ho detto, con le stampelle. Chiaramente sono delle fatiche.
faticate veramente forti. Ho messo il mio fisico a dura prova in questa spedizione. Penso di aver superato tutti i limiti finora fatti, però come ho detto, abbiamo raggiunto il campo 4 nonostante le forti nevicate che abbiamo avuto. Progredire con le stampelle su neve fresca è sempre molto dura, c'è un dispendio di energie veramente forte. Come ho detto, siamo arrivati al campo 4, per me è sempre un traguardo molto importante perché è la mia quota più alta, i 7430 metri. Però quando eravamo lì si vedeva la cima vicina e un pensierino si era fatto. Dopo tutte queste faticate si poteva anche col tempo clemente magari raggiungere la cima e avere un traguardo molto importante. Comunque va bene così, va bene per il risultato che abbiamo preso, va bene perché siamo tornati senza problemi, riportando a casa la vita. Quando si affrontano degli 8000 bisogna fare dei conti particolari. Gli 8000 resteranno un tuo sogno che tenterai ancora di rincorrere? Ma oppure... non lo so questo, adesso devo riposare perché abbiamo speso veramente tanto. E qua voglio sicuramente ringraziare i miei amici, da prima Massimiliano Gasperetti, a cui ero sempre attaccato alla corda, e tutti gli altri, Mariotti Renato e gli altri componenti, che veramente mi hanno dato una mano e mi hanno spronato nei momenti di difficoltà. Certo. Momenti di difficoltà che ho avuto perché la salita era impegnativa. Veramente impegnativa per un disabile, e adoperavo sicuramente un incitamento dai miei compagni e una mano. Ecco, Gianfranco è consigliere centrale SAT. Noi l'abbiamo salutato in partenza augurandogli tutto il bene possibile e tutta la fortuna possibile. La fortuna per noi è di averlo ancora qui con noi, sano e salvo, insieme ai suoi compagni. Quindi un grazie da parte di tutti, anche da parte di SAT, per aver portato il nostro sodalizio in queste avventure, in queste imprese così importanti. Grazie Gianfranco, alla prossima avventura. Grazie a voi.